le due festività più popolari in onore della Madonna sono l'Immacolata e l'Assunta. L'Immacolata riguarda il concepimento di Maria senza peccato originale. L'Assunta riguarda la sua assunzione in cielo in anima e corpo. Dunque due feste che riguardano l'inizio e la fine della vita terrena della Madre di Gesù. La cosa paradossale sta nel grande consenso che queste due feste hanno avuto e tuttora hanno tra il popolo cristiano, nonostante che riguardino, diciamo, due realtà di privilegio, l'Immacolata Concezione e l'Assunzione, ben lontane dagli interessi reali della gente comune. Tant'è vero che ancora oggi ci si chiede che cosa significhi Immacolata Concezione, in che cosa consista l'Assunzione in cielo. E allora perché sono diventate così popolari da essere festeggiati ovunque, in città, nei paesi di campagna, al mare, ai monti, a casa o nei posti di villeggiatura? Forse al popolo comune piacciono le cose un po' strane, dove poter giocare con tanta fantasia. Ma ripeto, che interesse reale possono suscitare il fatto che Maria sia stata concepita senza il peccato originale e il fatto che, morta o non morta, sia stata assunta in cielo in anima e corpo. Quale anima? Quale corpo? Non entriamo in questi particolari perché non ne usciremmo più tra dubbi e perplessità. Sinceramente l'Immacolata Concezione, l'Assunzione di Maria interessano ben poco, quasi niente. Ma neppure dovevano interessare per me cristiani, visto che nei Vangeli non c'è nulla, non c'è scritto nulla. E visto che ci sono voluti quasi 2 millenni prima che la Chiesa si pronunciasse attraverso 2 dogmi, Pio IX ha proclamato l'8 dicembre del 1854 il dogma dell'Immacolata Concezione e Pio XII ha proclamato il 1 novembre 1950 il dogma dell'Assunzione. In realtà non sono stati 2 dogmi a diffondere e a favorire tra il popolo le due festività, che risalgono invece a tempi più antichi. Ecco perché a parlare dell'Assunzione della Vergine Maria in cielo in anima e corpo mi trovo in difficoltà. Non saprei che cosa dire, a meno di ripetere le solite cose, trite e ritrite, sono importanze della realtà celeste. Che fatica poi parlare di queste realtà durante il periodo delle ferie, quando la gente ha ben altro a cui pensare. La festività dell'Assunta, paradossalmente, diventa l'occasione per divertirsi di più. All'inizio dicevo che l'Immacolata e l'Assunzione sono ancora oggi le feste più popolari in onore della Madonna, dimenticando altre 2 feste che i Vangeli invece ricordano: l'Annunciazione e la Visitazione. La liturgia dell'Assunta, non avendo altro a cui aggrapparsi, riporta letture che non hanno nulla a che fare con l'Assunzione. Il primo brano è tolto dall'Apocalisse e il brano del Vangelo riguarda proprio il racconto della Visitazione. Non mi soffermerò sul brano dell'Apocalisse perché mi porterebbe lontano. L'Apocalisse, come tutti sanno, è un libro pieno di simboli, difficili ancora oggi da interpretare. Alcune di queste sono state rilette dalla Chiesa in senso mariano, cioè in riferimento alla Madonna. In realtà la donna di cui parla l'Apocalisse è la nuova umanità, che non è né Maria e tantomeno la Chiesa struttura. Preferisco soffermarmi sul brano del Vangelo che, ripeto, riporta l'episodio della visita di Maria incinta di Gesù alla cugina Elisabetta incinta di Giovanni. La pagina è una tra le più suggestive che troviamo nei racconti dell'infanzia di Gesù. Anche qui la devozione popolare ha scelto altri episodi dell'infanzia, più pittoreschi, pensate al racconto dei pastori, dei magi, ma puramente leggendari. Il racconto invece della visita di Maria alla cugina Elisabetta non ha nulla di leggendario, è un incontro di doverosa cortesia tra 2 future madri.
Ciò che invece andrebbe spiegato è il Magnificat che Luca mette in bocca a Maria, anche se in realtà si trattava di un inno delle prime comunità cristiane. Ma la cosa interessante è questa. Luca attribuisce l'inno a Maria, prossima a partorire Gesù, come se la madre parlasse in nome del figlio. Il Magnificat doveva essere anche il programma della nuova Chiesa di Cristo, ma in realtà non sarà così. Ad esempio, per stare all'attualità, quanti cristiani conoscono il messaggio del Magnificat? Certo, lo cantano ancora a squarciagola, senza però capire il senso o il cuore delle parole. Sul Magnificat è stato detto di tutto e di più, anche Lutero ci ha lasciato un bel commento. Ma che cos'è il Magnificat? Al di là delle interpretazioni che sono state date, anche in senso politico, come se si trattasse di un inno rivoluzionario di sinistra, una cosa comunque va detta, che i troni dei potenti vengano rovesciati non è una promessa di Dio, ma la legge della storia. Anche nei nostri piccoli paesi, quante volte abbiamo assistito al cambio dei signorotti locali? Il problema è, via un padrone, ne arriva un altro, magari tra quei poveri che un tempo avevano sofferto le umiliazioni dei loro padroni. E allora qual è il pensiero di Dio e di Cristo nel Magnificat? Non è tanto la promessa che i ricchi diventeranno poveri e che i poveri prenderanno il loro posto, così le cose non cambieranno mai. Tutto sta nel cuore dell'essere umano, dove la vera ricchezza non è l'avere di meno, ma la libertà dell'essere che di fronte ai beni terreni o a qualsiasi responsabilità di potere vige la legge del servizio o dell'uso dei beni o del potere al servizio dei più deboli. La vera schiavitù non è esteriore, ma interiore, ed è qui che si gioca la nostra libertà e la libertà della società. Il problema non è neppure essere poveri in canna, il vero problema è essere poveri, purtroppo, di quella libertà interiore senza la quale diventeremo anche schiavi nel nostro pensare e nel nostro agire.